Crutch Bind Set, torniamo con i video mobili. E allora ne approfitto un po' in questi giorni che sono in Italia, non avendo il mio computer a disposizione, per farvi vedere anche un po' la bellezza dell'Italia. Vediamo se indovinate dove sono. L'altro giorno ero a Treviso, oggi vi dico solo che sono in un'altra delle capitali del rugby italiano. Dai, vi do qualche secondo per indovinare in quale bellissima città mi trovo. Ci siete riusciti? Avete indovinato? Sì, sono nella bellissima Padova. Aspetta che qua c'era silenzio, non c'era niente, adesso sono iniziati a passare degli autobus. Allora, preview rapida della partita di domani con il Giappone. Diciamo che l'avevamo definita le prove generali, no? Intanto vado sotto i portici che così magari c'è un po' di ombra, che c'è un caldo veramente devastante in Italia in questi giorni. Allora, l'avevamo un po' definita le prove generali. Avevamo detto se la Romania potevano essere le prove generali della partita con la Namibia, il Giappone potrebbero essere le prove generali della partita con l'Uruguay, no? Diciamo un avversario un po' più solido, anche se a dire il vero Uruguay e Giappone sono due squadre discretamente diverse come struttura, come modo di gioco, eccetera. Però insomma, Kieran Crowley, come fondamentalmente questa settimana quasi tutte le nazionali, va con la titolare. C'è un cambio importante, secondo me, rispetto alla vera titolare. Ci sono un paio di cambi importanti. Uno, che a Nemer gli si vuole dare una seconda opportunità di continuità di gioco, e questo ci dà un'indicazione, cioè ci dice che Kieran Crowley probabilmente considera Nemer la possibile prima opzione dopo Danilo Fischetti. E però per decidere, per capire nelle partite importanti chi portare in panchina, se portare Zani o portare Nemer, lo vuole mettere alla prova in una partita importante. E quindi questa è sicuramente interessante. Poi gli avanti sono tutti di marca Benetton, fondamentalmente si va con Nemer, adesso vado a memoria, però Nemer, Nicotera, Ferrari. Poi la seconda linea, Nicolo Cannone e Ruzza, quindi sembra che Lamb sia l'alternativa a Ruzza. Io mi immagino che a volte si possa utilizzare anche la coppiata Ruzza-Lamb, però si vuole dare un'altra partita a Nicolo Cannone, anche lì probabilmente per verificare alcune cose. Poi potrebbe essere che la seconda linea titolare potrebbe essere Lamb-Ruzza, comunque insomma Lamb-Ruzza-Cannone, questi sono i tre che si giocano quelle due posizioni, probabilmente con Ruzza ancora favorito per quella prima per quella prima opzione, no? Anche se diciamo Lamb mette comunque qualche dubbio proprio per caratteristica, no? Perché ha delle caratteristiche più simili a Ruzza, e quindi magari in alcune situazioni si è portati a dover fare una scelta tra Lamb e Ruzza. Poi Lorenzo Cannone torna nella sua posizione abituale e di numero 8, quindi non lo vedremo probabilmente giocare all'ala come nell'ultima partita, e Seb e Mitch Lamaro a fare i flanker. Beh, insomma, il pacchetto di mischia del Benetton, ragazzi, forse qualcuno non se n'è accorto, ma sono 8 giocatori su 8 domani a Monigo a salutare il pubblico di Treviso prima del mondiale, ed è fondamentalmente il pacchetto di mischia del Benetton. Per quello che riguarda i tre quarti, torna Stephen Varney. Innanzitutto la prima cosa molto importante è che torna Stephen Varney. Probabilmente Kieran Crowley, in tutto questo tram, in tutto questo bailam di mediani di mischia, si è trovato in difficoltà anche nelle scelte, e difatti io ho un po' la sensazione che la ragione per cui alla fine se ne porta 4 è che veramente faceva fatica di dire di no a qualcuno, quindi alla fine ha scelto per questa soluzione. Però domani potrebbe essere una partita importante per Stephen Varney, perché se la facesse bene con un avversario ostico e complicato come il Giappone, allora potrebbe essere lui assolutamente il titolare. Se invece la cannasse, allora lì per me Crowley, non dico che ci metterà una pietra sopra, però insomma secondo me sceglierà un'altra opzione per le partite importanti, e quest'altra opzione potrebbe essere onestamente uno tra tutti e tre, tra Pagerelot, tra Alessandro Garbisi e Fusco. Forse Fusco è quello più candidato a essere impact player nelle partite importanti,
non lo so, è veramente complicato. Io forse metterei Alessandro Garbisi, però domani c'è un'opzione importante, Stephen Varney, per confermarsi. Al 10 Alessandro Garbisi, Paolo Garbisi, scusate, di nuovo il discorso di lasciargli il tempo, di non giudicarlo solamente per qualche errore, di dargli la possibilità anche di sbagliare, però domani è un altro che si troverà un test importante. Per quale ragione? Perché il Giappone è una squadra che potrebbe soffrire la creatività di Paolo Garbisi, è una squadra ordinata, è una squadra che fai fatica a battere senza inventarti qualcosa, cioè il Giappone lo si batte fondamentalmente in due maniere, con la fisicità e con la creatività. Nell'ordine e l'organizzazione il Giappone ti fa male, e allora domani probabilmente la soluzione più creativa che abbiamo lì dietro è proprio Paolo Garbisi. Poi la coppia di centri, Maurizio Brex, ormai si sapeva, è quella del dopo il Menoncello su cui si è scommesso. Qualcuno dice, caspita, sono entrambi over 30, speriamo che non arrivino un po' troppo spompati alle partite finali. E è interessante la soluzione che viene messa sul triangolo allargato, perché sul triangolo allargato viene scelto di togliere Odogwu, che ha fatto una partita così, ha perso dei palloni veramente un po' troppo banali nella partita con la Romania. E si va con una soluzione che a me piace parecchio, perché si mette Capuozzo all'ala, così come gioca a Tolosa, si mette Tommy Allan a dare un sostegno tattico, secondo me, alla squadra dietro, e un'opzione di playmaking in più anche ad Alessandro, a Paolo Garbisi, e poi ovviamente si mette Montiglione dall'altra parte. A me la soluzione Capuozzo all'ala piace, anche perché libera, cioè come libera, sblocca un calciatore in più, ossia quando abbiamo delle soluzioni ad esempio con Bruno o anche l'ultima con Odogwu, fondamentalmente dietro l'unico che sa calciare è l'estremo, quindi se viene utilizzato Capuozzo, se viene utilizzato Tommy Allan. Invece in questo caso ne abbiamo due, quindi oltre al fatto che Capuozzo è un giocatore che comunque sa leggere molto la partita e quindi non se ne sta lì in canalato nella sua posizione di ala, ma spazierà in mezzo al campo, sicuramente farà anche delle coperture centrali della profondità, ma poi abbiamo un calciatore in più, no? Quindi a me una soluzione che piace, una soluzione che ho visto usare con Capuozzo tante volte a Tolosa, e credo che potrebbe essere una soluzione che potrebbe funzionare. Ovviamente il tempo è pochissimo, perché viene provata in extremis appunto in questa prova generale, però è sicuramente una soluzione interessante. Chiudiamo con un'idea sulla partita in generale, partita che più che vincere secondo me è oddio, io ripeto, sono sempre felice quando si vincono le partite, più che vincere secondo me però qui sarà importante sistemare finalmente quelle cose che non stanno funzionando nelle partite di warm up. Uno su tutti, i sostegni sono stati un minimo comune denominatore di un problema della nazionale italiana. Speriamo che domani con il Giappone, che tra l'altro sono molto veloci ad arrivare nel punto d'incontro, magari un po' meno fisici ma sicuramente veloci, questa sia una cosa che si sistema. E poi l'esecuzione, la precisione dell'esecuzione. Speriamo domani di vedere pochi avanti, speriamo di vedere pochi errori banali, speriamo di vedere un'Italia con una grandissima voglia di accomiatarsi nella maniera migliore dal proprio pubblico per poi andare alla caccia del sogno. Sì, dai, iniziamo, non dico a crederci, ma iniziamo a sperarci. E comunque sarà una partita divertente. Il Giappone è una squadra che basa tutto il suo gioco sull'organizzazione, sulla velocità e sulla disciplina. Quali sono i punti storici deboli del Giappone? Uno, la fisicità. Due, la fantasia, la creatività, e allora è lì che l'Italia domani probabilmente dovrà andare a incidere. Potrebbe non bastare il semplice gioco tiki-taka alla Kieran Crowley, chiamiamolo così. Domani ad esempio una funzione importante ce la potrebbe avere, come ce la sta avendo Seb, ce la potrebbe avere Nicolo Cannone, ce la potrebbe avere poi quando entra dalla panchina lo stesso Dino Lamb, eccetera eccetera.
Bene, sarà una partita interessantissima, per fortuna la vedrò allo stadio. Ragazzi, sapete che domani, ormai l'ho detto e ridetto mille volte, faremo il torneo di touch con le altre community. Se avete voglia di un saluto potete venire ai campi della Tarvisium a partire dalle 8 di mattina, dalle 8 e mezza di mattina ci trovate lì fino al pre-partita. E poi insomma non potrò fare la live perché non ho avuto i permessi e però sarò allo stadio, quindi la vado a vedere. Per una volta, ragazzi, scusatemi, ma non ci sarà la live. Poi dal mondiale riprenderemo con estrema continuità. Niente, io vi mando un grande saluto anche qui da Padova. Statemi bene e ci vediamo per i prossimi video, sempre parlando di quello che tanto ci appassiona, ossia il rugby. Ciao, ragazzi!